Stamattina, raga, sonno clamoroso. Mi devo svegliare alle 7 e un quarto, sono le 7:40. Avevo troppo sonno, perché questi giorni mi sono svegliata sempre prestissimo per andare in palestra o perché avevo appuntamenti. In realtà anche oggi è una giornata piuttosto intensa, però volevo svegliarmi comunque relativamente presto, non ce l'ho fatta, vabbè. Tra l'altro stanotte ho sentito anche freddo, perché avevo rimesso un pigiama a maniche corte, cioè pantalone lungo ma a manica corta. Però ho sentito un pochino freddo, quindi forse mi sa che stasera me lo devo cambiare e mettere leggermente più pesante. Sarà arrivato il freddo? Chi può dirlo? Comunque ora mi alzo, faccio skincare e colazione, che oggi ho tante cose da fare. Oh, buongiorno. Giacchettino messo perché mi sta prendendo un attimo la fase del brivido quando esco dal letto, quindi messo per forza. Vabbè, a parte il solito detergente che utilizzo ogni mattina, stavo utilizzando questi prodotti di Origins che mi sono arrivati. In realtà questo già ce l'avevo, però da quanto ho capito è stato riformulato. Devo dire, pazzesco, anche dei leggeri brillantini che non mi dispiacciono, mentre per il viso sto utilizzando questa qui che è una crema prevenente alla caffeina, quindi nella mia testa mi sta rendendo la faccia più sveglia perché vi giuro, non sono ancora pronta a riprendermi, vi ho detto tutto. Stamattina vado talmente di corsa che non ho nemmeno il tempo di sedermi bene per fare colazione, per cui ho preso una tazza in cui faccio una cialda piccolina, cioè di queste qua basse, come vi dico sempre. Ecco, questa, tipo questa qua che si chiama Oraf, no, ah, Voltesso, scusate, avevo sbagliato. Faccio una di queste, quindi diciamo un caffè espresso, poi ci metto un pochino di latte, credo cinzu, poi biscotti e via. Non scherzavo quando dicevo che l'avrei fatta in piedi perché se mi siedo è finita, perdo tempo. Per cui, vabbè, ho aggiunto il latte ovviamente, quindi è venuta questa quantità di cappuccino. E vado a finire questi che vi sto facendo vedere in realtà negli ultimi vlog. E mi sono piaciuti a livello proprio di, come dire, durata anche della confezione perché col fatto che sono belli carichi, cioè vedete, ma poi ne avevamo già parlato, praticamente ne bastano 2-3 e siete. Cioè, carichi comunque. Quindi me ne sono rimasti letteralmente tre, quindi li finisco. Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è venerdì 14 ottobre, credo siano tra le 8 e un quarto e le 8 e 20. Non posso essere precisissima perché ho il telefono in carica e non ce l'ho sotto mano. Infatti volevo comprare un orologio per la sala, ma non ne trovo di carini che mi soddisfino, quindi ancora non ce l'ho. Quindi più o meno dovrebbe essere questo l'orario e più o meno dovrebbe essere questo il giorno. Io ho finito di fare colazione, sto finendo proprio gli ultimi sorsi del mio caffè, latte, cappuccino, chiamatelo insomma un po' come vi pare. E dopo mi devo dare una sistemata, perché non so se vedete questa cosa qui che sembra lo zigomo della bambola di sole enigmista. Sono io che dormo male ultimamente, ho scoperto che prendi dormo con metà testa su un cuscino e metà faccia sui bottoni dell'altro cuscino. Quindi quando mi sveglio mi viene questa cosina qua orrenda che spero si sgonfi velocemente. Comunque mi devo dare una sistemata nel senso che devo sistemare un pochino i capelli, mettere il correttore quella su qualche brufoletto perché come potete vedere lo stress mi fa questo. Dopodiché mi devo sbrigare per uscire perché devo fare un miliardo di cose oggi, tutte belle però tante, fatte tutte da sola e quindi insomma devo avere una buona tabella di marcia, ovvero prendo la macchina oggi da sola e vado al centro commerciale Maximo che è il mio secondo preferito dopo Porte di Roma e vado lì perché devo fare un fitting, come dicono a Milano, ovvero devo provare degli abiti, poi vi dico per cosa. E lascio ancora un po' di suspense e dopodiché faccio a quel punto, visto che sono lì, devo passare da Nespresso a riscuotere il mio credito, perché come vi raccontavo nel video del compleanno, ho comprato la Vertuo, quindi la nuova macchinetta Nespresso, con questo abbonamento per cui ogni mese puoi riscuotere un credito, cioè paghi 35 euro d'abbonamento, ma quei 35 euro ti tornano sotto forma di quello che vuoi all'interno del negozio e anche sul sito, quindi devo andare a fare un po' di rifornimento di capsule, visto che l'abbonamento è passato qualche giorno fa. E poi, visto che sono lì e non ci vado spesso, vado da Primark perché è tantissimo che non vado da Primark da prima dell'estate, quindi voglio vedere se c'è qualcosa di sfizioso. Anche se devo dirvi che le ultime volte che ci sono stata mi ha deluso tantissimo. Cioè, è stato, diciamo, maestoso nel periodo natalizio, ma poi da gennaio a giugno non è che ci abbia mai comprato granché, quindi vabbè, vedremo. Anche perché essendo sola non è che mi possa caricare chissà quanto. Penso di pranzare lì, ma non in macchina perché il parcheggio del Maximo non mi dà la sicurezza che mi dà quello di Porte di Roma, quindi preferisco mangiare sempre da sola, ma nella zona ristorante, insomma. Dopodiché torno qui, poso tutto
E poi devo riuscire per fare un aperitivo con Alice perché gliel'ho promesso. Sono 2 settimane che mi sta dicendo quando ci vediamo per fare un aperitivo invece che per lavoro. Voglio vederci per un aperitivo, non per lavoro. Così, solo che siamo sempre state un po' impegnate. Oggi gliel'ho promesso, quindi cascasse il mondo, devo ritornare in tempo per le 6 per fare questo benedetto aperitivo. E sì, insomma, devo fare un po' di giri, diciamo, un po' avanti e indietro. E quindi questa cosa un po' mi dà le palpitazioni perché ho sempre paura di fare tardi, di trovare traffico, anche perché questa zona non la conosco, soprattutto con la macchina, quindi ho anche paura di sbagliare strada e io non sono bravissima col navigatore perché non riesco a fare 2 cose contemporaneamente. Vabbè, ma questa è tutta un'altra storia. Se questo vlog sarà online, io sarò sopravvissuta, sarà andato tutto ok, avrò ritrovato la strada di casa in qualche modo. Allora, mi sono sistemata faccia, capelli e mi sono vestita, quindi volevo farvi vedere l'outfit del giorno, anche se l'avrete già visto qualche giorno fa perché ultimamente sto rimettendo gli outfit che mi sono più piaciuti, più che altro sto sfruttando per gli ultimi giorni le maniche corte, anche perché questa maglia è nuova e quindi sto cercando di sfruttarla per gli ultimi giorni che ci separano prima del grande freddo. Allora, la maglia che indosso è questa qui ed è di Tommy Hilfiger, non so dirlo, e l'ho presa a Porta Cortese, 4 euro raga, 4 euro praticamente nuova ed ha un bellissimo taglio, a parte di un bel materiale, nel senso che è bella presente a se stessa, non è quel diciamo, materiale delle t-shirt slabbrato, insomma è bella, potente, e ha questa fantasia blu e fucsia che devo dirvi non avrei mai comprato io perché non avrei mai pensato mi piacesse come mi sta addosso, invece devo dirvi mi piace. E sotto ho questo pantalone invece che è di brand nero con vedete zip e bottone, ha anche la sua giacca, cioè in realtà ho pensato di metterci la giacca perché non so se poi a un certo punto farà freddo, anche perché il centro commerciale Massimo è in una zona un po' fuori Roma, dove fa più freddo rispetto a Roma centro, diciamo. E questa giacca qui è di Zara. E sì, quindi questo è l'outfit del giorno e sotto vado a mettere delle scarpe bianche per smorzare un attimino perché sennò sembrerò troppo elegante, in realtà non volevo essere elegante, solo carina. Tra l'altro mi fa molto impressione perché non mi facevo così liscia da un sacco di mesi. Non so qual è stato l'ultimo vlog in cui ero così liscia, inteso liscio piastra, perché veramente non mi piastravo liscia da secoli. E questo mood mi ricorda un po' i Vlogmas, che ci saranno tra un po' e non vedo l'ora. Comunque, a proposito di Vlogmas, volevo dirvi che mi è arrivato un pacco molto speciale poco fa, quindi adesso ve lo faccio vedere perché vi proprio manderà alle stelle la voglia di Vlogmas, ve lo dico. Il pacco che è arrivato è questo e pesa tantissimo, ma ve lo voglio far vedere perché è un'assoluta novità per me e ne sono molto emozionata. Sto parlando, raga, del calendario di Ava & May, il calendario dell'avvento, quindi quello che apriremo dal 1 al 24 dicembre insieme, alcuni giorni su YouTube nei Vlogmas e altri su Instagram. E sono super emozionata perché l'anno scorso ne avevo 6 di calendari dell'avvento e infatti a proposito vi sfido. A quanti arriverò quest'anno? L'anno scorso appunto 6, fatemi sapere nei commenti, vediamo chi ci si avvicina di più, quanti saranno quest'anno, se meno, se di più, e magari se riuscite anche a indovinare quali. Vi giuro che se qualcuno di voi indovina quanti e quali, vi faccio un regalo, promesso. Fatto sta che insomma l'anno scorso ne avevamo 6, ma non c'era quello di Ava & May perché noi avevamo iniziato a collaborare da poco e non ero riuscita a essere inclusa nella campagna. E quest'anno sì, sono super contenta perché vi giuro, il calendario dell'avvento è uno dei miei momenti preferiti durante l'anno, sin da quando sono piccola. E questo, essendo una novità, nel senso che io l'anno scorso non ce l'avevo, è una cosa fantastica, ve lo volevo far vedere. Allora, vi anticipo che quest'anno sono usciti 2 calendari: questo, che è la versione, diciamo, più per tutti, e poi uno più exclusive che non ho da mostrarvi, ma che trovate tranquillamente sul sito, di cui vi lascio il link nell'info box. Allora, vi dico che il mio è acquistabile da adesso, mentre quello exclusive potete prenderlo soltanto in prevendita. Io vi dico che se vi piacciono i miei Vlogmas, ma vi piace in generale l'atmosfera natalizia, pensate se acquistarlo perché possiamo aprirlo insieme ogni mattina a dicembre, non lo so, può essere una cosa carina. Ed è una box verde Natale, come potete vedere, che contiene 24 mini candele dello stesso colore, di cui alcune sono in edizione limitata, altre sono fragranze inedite e altre ancora sono i best seller del brand. E una volta aperte tutte, chiaramente vi rimangono queste 24 candeline che pensate, ad esempio, quanto sarebbero fighe come segnaposto a Natale, cioè essendo delle mini cosine, diventano proprio dei regalini sfiziosi, anche appunto come segnaposto.
E vi dico che oggi questo qui, che di solito costa 119,99€, con il mio codice sconto viene 89,99€. Quindi intanto vi do lo sconto e poi lo andiamo a aprire. Ovvero che al momento con il mio codice sconto HappySmiley avete il 40% di sconto su tutto lo shop di Ava & May. Quindi se vi interessava qualche fragranza, qualche candela, diffusore, eccetera, andate a dare un'occhiata perché adesso avete il 40% su tutto. E avete il 25% di sconto su entrambi i calendari. Vi ripeto, codice HappySmiley. E vabbè, il codice è valido su tutto, fuorché i saldi e le mini size. Ed è valido fino a fine ottobre, quindi avete ancora un paio di settimane per pensarci. Pensateci perché è veramente, veramente molto carino. Ne volevo andare ad aprire una con voi. Mi hanno detto che alcune le posso aprire, altre no, perché sono chiaramente un segreto. Mi hanno detto che possiamo aprire insieme la 9, che dovrebbe essere un'edizione limitata. Dov'è il numero? Ah, qua. Ok. Vi faccio vedere com'è. Vi ho aspettato voi, quindi io non ho idea di com'è fatta all'interno. So solo che è super cute. Aspettate che è incartata bene per proteggere la candela. È un'edizione limitata questa, che si chiama Sparkling Wine. Sa di prosecco. Lo sapete che se mi seguite su Instagram, una delle mie candele preferite di Ava & May di sempre è quella champagne dell'anno scorso, che sapeva letteralmente di champagne. Questa sa di vino, diciamo, con le bollicine, ma in realtà sa di prosecco. Quanto sono fighe queste candele, perché non sono le solite classiche profumazioni, fragola, limone e vaniglia. Cioè, sono belle pensate, buonissima, raga. Questa sa super tantissimo di Natale, cioè questo è l'odore che c'è sta alle 4 di notte e 24 sera a casa dell'inizia. E poi guardate che carino. No, vabbè, stupenda. Quindi questa era un'edizione limitata e mi dicono che la 6, che possiamo anche quella andare ad aprire, è una candela inedita. Quindi se riesco a tirarla fuori, magari... Ok, allora si potrebbero aprire anche da qua, vedete? C'è questo segno, però se le apro da qua rompo il pack, e siccome le vorrei comunque continuare ad aprire con voi dal 1° dicembre, perché a me non mi piace scartare i calendari prima, questo lo faccio perché chiaramente ve le voglio far vedere, perché per acquistare è bene che uno veda, però se no preferisco aspettare. Questa è inedita e si chiama Santa's Workshop. Questa è più delicata e sa di Natale, ma non saprei dirvi esattamente di cosa. Buona, buona ma più delicata dell'altra, un profumo appunto di casa natalizia, ma non saprei dirvi esattamente cosa. Comunque queste come segna posta a Natale, figurone epico, se siete tanti ti è 24 persone. Perfetto, anche se avete una famiglia numerosa. Mentre lo risistemo, così tra poco esco, vi dico che invece il calendario exclusive è disponibile per adesso soltanto in prevendita e ha una scatola chiaramente un po' più, diciamo, exclusive, ha due piani ed ha sempre 24 sorprese, però tra candele, diffusori, accessori, eccetera. E anche lì ci sono nuovi formati di candele, candele in edizione limitata e 3 fragranze inedite. E la scatola può essere riutilizzata, a differenza di questa che sì, potete anche riutilizzarla, però insomma, e potrebbe diventare, per dire, un portagioie. Quello vi dico che il prezzo in teoria di partenza è 199,99, ma con la promo che vi sto dando in questo momento lo pagate 149,99. Comunque trovate tutte le informazioni sul sito. Siete appassionati di calendari dell'avvento, questo non ve lo potete lasciare scappare. E tra l'altro secondo me è anche un ottimo regalo, perché è un calendario dell'avvento un po' particolare, perché ormai magari alle cose beauty, a parte il cioccolato ovviamente è quello più classico, però ormai forse anche alle cose beauty uno si è abituato, ma con le candele quanto è figo. E niente, questo sono molto molto contenta. Comunque vi ripeto che se vi è saltata qualche informazione, trovate tutto nell'info box, sia il link diretto al sito, sia il riepilogo del codice, che dei prezzi, che di cosa contengono i calendari, insomma tutte le info le trovate giù. Mi stavo dimenticando le chiavi della macchina. Non si sa come andavo. Comunque, questo è l'outfit, questa è la giacchetta, ma è una semplice giacca. Come borsa ho preso questa qui che mi hanno inviato qualche tempo fa, di Lucrezia Kaufman, non so pronunciarlo. Comunque molto bellina, se mi seguite su Instagram l'avete già vista. E sì. Raga, non badate alla mia faccia rossissima, ma fanno... 3000 gradi al sole e ho parcheggiato la macchina al sole, non perché volessi parcheggiarla al sole, quanto perché ho trovato subito appena arrivata, una fortuna mai avuta così tanta, quindi mi sto preoccupando già, ho trovato subito un posto proprio davanti a dove serviva a me, davanti a questo centro commerciale, proprio l'entrata che volevo io, solo che era al sole, però sinceramente è talmente comodo questo parcheggio che poco mi interessa. Volevo dirvi un po' che cosa vado a fare perché non ve l'ho spiegato prima. Allora, sono al centro commerciale Massimo perché devo fare diverse cose, ma la più importante è il fitting di vi parlavo, ovvero devo andare a provare degli abiti da brand. Se avete seguito i miei vlogmas dell'anno scorso sicuramente vi ricorderete di questa di
questo marchio, perché ci collaboro ormai da circa un annetto, appunto. Ed è un negozio, l'ho scoperto qui proprio da Massimo, ma è anche in altre parti, insomma lo trovate anche in altre parti, che vende appunto vestiti di uno stile che non saprei definirvi, ma che mi piacciono molto, cioè che ritrovo molto nel mio stile, tanto che ci compravo anche prima, insomma, di iniziare a collaborarci, ci compravo tutto, dagli accessori alle scarpe ai vestiti, perché mi piace moltissimo. Collaboriamo appunto da un anno e siccome nelle prossime settimane ho un po' di eventi dove purtroppo in queste situazioni, siccome tutto ruota intorno a foto, video eccetera, è bene non avere delle cose sempre nuove, ovviamente, perché non è sostenibile come cosa, però qualcosina di particolare sì, anche perché io, avendo uno stile molto esuberante colorato, cerco sempre un capo un po' che attiri l'attenzione dell'outfit, e quindi insomma ci siamo accordati per fare un fitting oggi, soprattutto per gli outfit dei firmacopie che ci saranno, ovvero lunedì, che per voi che vedrete questo vlog sarà domani a Roma, quindi il 18 ottobre ci sarà il primo firmacopie del libro Il metodo Mea a Roma, e il 24 ottobre ci sarà a Milano, appunto sempre per sempre firmacopie alla Feltrinelli. Naturalmente non vi spoilererò subito che cosa ho scelto, ma lo vedrete piano piano poi nelle mie storie su Instagram, TikTok eccetera eccetera. E quindi questa è la prima tappa, provare dei vestiti, sono molto in ansia perché a lunedì manca pochissimo, quindi devo assolutamente trovare qualcosa di bellino, e questa cosa mi mette un po' d'ansietta, per questo sono venuta molto presto, perché non so quanto ci metterò. Poi devo andare da Nespresso, come vi ho detto, e poi da Primark. In tutto questo ci infilerò anche il pranzo, perché sì. Tra l'altro è una bellissima giornata, bellissima proprio, non so se vedete dal tettino, c'è un cielo celestissimo, un mega mega sole, quindi proprio la giornata perfetta. Due cose, raga, la prima è che mi ero assolutamente dimenticata, ce l'avevo proprio rimosso che qua ci fosse Maison du Monde, quindi mi sa che aggiungo una tappa al mio tour di oggi, quindi mi devo ancora più sbrigare, ci devo passare assolutamente per cose per la casa, e poi per fare, non lo so, mi sentivo forte lì in macchina, che faceva un caldo atroce, non mi sono portata la giacca, l'ho lasciata dietro nel portabagagli, ma secondo me, cioè, sento freddo adesso. All'ombra fa freddo, quindi spero che dentro il centro commerciale non sia così freddo come fuori, perché sennò devo tornare in macchina a prendere la giacca. Avevo paura di essere leggermente in ritardo, quindi mi sono sbrigata ad arrivare da Brand, che era chiaramente la mia prima tappa. Bellissimo, raga, il loro negozio, veramente, lo dico indipendentemente dal fatto che collaboriamo insieme da un po', ma mi piaceva anche quando l'ho scoperto per la prima volta e mi facevo gli haul di cose che compravo da loro, li trovate sul canale, quindi se volete andare a dare un'occhiata anche all'anno scorso, insomma. E ho dato un po' un'occhiata a tutto e devo dirvi che una cosa che mi piace molto di loro è che hanno cose sia diciamo con colori classici che un po' più esuberanti ed eccentrici, e quindi riesco a dar voce a tutte le mie sfumature, sia quelle un po' più classiche che quelle un po' più energiche, diciamo, e sono stata lì un po' a girare dei contenuti. Poi, visto che il negozio Nespresso si trova accanto, è stata la seconda tappa e ho chiaramente scelto delle cialde. Sono rimasta molto incuriosita dalle edizioni limitate, che erano due, e poi dopo insomma vi farò vedere che cosa ho preso. È stato difficile scegliere perché ce ne sono tante e nuove, diciamo, per me che sono da poco nel mondo vertuo. Terza tappa, Primark, chiaramente, che era bellissimo con questa luce, e qui vi mostro che probabilmente non riuscivo a camminare perché queste due borse mi facevano intrecciare i piedi. Infine, prima di ritornare in macchina, sono passata da Poke House per prendere una poke, perché la zona ristorazione era invasa da ragazzini, quindi ho preferito mangiare in macchina. Chiedo assolutamente scusa per il rumore, ma ho dovuto un secondo accendere perché la macchina è a un miliardo di gradi, cioè vedete dal mio viso quanto mi sto per sentire male. Allora, tappa Brand fatta, non vi farò vedere le cose perché non voglio che siano uno spoiler, voglio che le vediate il giorno di firmacopie, sono contentissima, poi a casa vi racconto meglio, quindi due buste. Poi sono andata in Espresso, ho preso tutte le mie cialdine, poi ve le faccio vedere, e terza busta. Primark, mega mega busta, cioè non so se vi rendete conto quanto sono piccoletta io in confronto a questa. E qui quarta busta. Poi c'era la borsa, che amo tantissimo ma pesa ed è ingombrante. Poi ultima bustina, la poke che ho preso da Poke House, che non ho mai provato, quindi sono molto curiosa di andare a provare. Non so se ce la faccio a rimanere qua, forse dovrei spostarmi, ma io non lo conosco bene questo centro commerciale. Ora che se mi sposto da qua, poi dove mi piazzo? Cioè, se non lo ritrovo, vabbè, mi sbrigo a mangiarla, dai.
non starò comoda come al solito, ma che vogliamo fa? Ok, ho spento che adesso si sta meglio, cioè non so se vedete quante cosine che ho preso, non vedo l'ora di arrivare a casa e farvi lol, ho trovato un sacco di cosine carine da Primark. Ok, house, faccio vedere, allora ho preso l'acqua, c'era solo questa in realtà, e poi questa poke. Alla vista sinceramente mi sembra un po' poco, cioè, un po' poco amalgamata più che altro e poco pesce. Però vedremo, sicuramente sarà buonissima, ecco. Andiamo ad assaggiare com'è. Purtroppo non avevano da darmi la forchetta e io non la so mangiare con le bacchette, quindi vado di cucchiaio. Ah, sicuramente male non è, però per i miei gusti è un po' poco impicciata, cosa che ovviamente può essere un plus per qualcun altro, ci mancherebbe. Buonina, ma preferisco proprio a mani basse Cody. Vabbè dai, non è male, mi ha salvato la giornata, quindi nel piatto in cui si mangia non si sputa. Poi nel frattempo stiamo raggiungendo gli 80 gradi, ma mi sto sciogliendo, praticamente. Meno male che non sono truccata, perché sennò a questo punto non so cosa rimaneva di me, mi sarebbe grondato il fondotinta. Brand Nespresso e Primark fatti, soddisfatta di tutti. Un espresso molto carino, la persona mi ha servita, insomma, mi sono trovata bene. E questa svolta dell'abbonamento è la mia vita ormai. Ho preso tutte cialde, poi ve le faccio vedere. E Primark ho trovato un sacco di cose interessanti, tutte per la casa. E brand molto più di quanto mi aspettassi, cioè letteralmente tutto, forse solo le scarpe di una cosa mi mancano e basta. Per quanto riguarda Maison du Monde volevo passarci, perché come vi ho detto prima mi ero assolutamente dimenticata che qua ci fosse, perché era tanto che non venivo. Non so se ce la faccio, perché sento un sacco di caldo e perché la macchina è piena. In questo posto mi fa un po' paura, quindi mi sa che mi devo portare, cioè se voglio fare questa cosa mi devo portare la busta di Primark dietro, perché le cose che sono nel portabagagli ok, non si vedono, ma questa sta qua davanti e si vede, non vorrei che a qualcuno solidicassero le mani, per cui, però al tempo stesso se me la devo portare dietro pesa. E quindi non so se poi mi godo la visita o sto più infastidita che altro, quindi devo un attimo capire che se ne vale la pena. Comunque intanto ci penso. Una donna devastata, no scherzo, non avete idea, non avete idea. A parte ho beccato il traffico per tornare a casa e non vi ho fatto più riprese, perché non so se avete presente quando entrate nel mood del nervoso tra il caldo, il fatto che avevo beccato il traffico, le mille borse che avevo, che sapevo che mi avrebbero fatto fare più giri per portarle fino a casa. Fatto sta che una cosa e un'altra, ho preferito, diciamo, mettermi in muto, insomma silenziarmi fino ad adesso. Adesso che sono tornata a casa, sotto mi sono messa il pantalone del pigiama, così posso stare tranquilla e sedermi ovunque e stare un po' anche più rilassata, anche perché quei pantaloni sono comodissimi, ma giustamente si sgualciscono per stare a casa, anche perché sono un po' elegantini, quindi carini, non mi va di rovinarli, quindi li ho messi sulla sedia. Però nel frattempo volevo un pantalone comodo, quindi ho bevuto anche un bicchiere d'acqua, mi sono un attimo riposata, adesso sono pronta per farvi vedere tutto. Allora vi dico che alla fine la poke appunto l'ho finita tutta, però ripeto quanto ho detto, non mi ha dato la soddisfazione che pensavo, quindi e niente, alla fine ho deciso di non andare più da Maison du Monde, perché come vi dicevo, a parte ero nervosa per il caldo, cioè non avete idea, c'è stato un momento in cui ho detto basta, io esco dalla macchina e me ne vado, e sentivo troppo caldo, il pensiero di riprendere le buste, di riuscire, perché appunto non volevo lasciarle visibili in macchina, ho detto non ce la posso fare, onesta, non ce la posso fare, ho bisogno di Maison du Monde, no. Vai, corri, corri. Quindi ho anche risparmiato, quindi io contenta tutto sommato. E poi ci ritorno magari un altro giorno, anche perché non avete idea, ma alla fine mi sono ricordata la strada, ho avuto un'illuminazione e sono riuscita a ricordarmela senza dover ricorrere a Google Maps, quindi sono molto molto soddisfatta, non ho avuto grandi problemi, se non il traffico, che però vabbè era prevedibile visto che oggi tra l'altro è anche venerdì. Quindi le buste di brand le lascio qui, poi dopo stasera quando torno, perché adesso tra un po', tipo tra un paio d'ore devo riuscire per andare a fare aperitivo con Ali, anzi un po' prima, tra un'ora e mezza tipo devo uscire, quindi questi stasera li lascio qua, così quando torno all'ora di cena o dopo cena insomma li sistemo. Sono contentissima perché l'outfit di lunedì è proprio mio, cioè nel senso mi ci sono sentita subito a mio agio, mi piace già come mi vesto, mi piace, le cose sono bellissime, ovviamente non ce l'avevo, però lo sento proprio mio. L'altro invece, quello per Milano, è un po' eccentrico anche per me, spero vi piaccia e non lo so, a me piace, è un po' particolare, un po' diverso, è anche una combo colori strana, però
Spero mi sia bene poi alla fine. Per quanto riguarda Nespresso, come vi dicevo questa mattina, ho semplicemente usufruito del mio abbonamento. Vi faccio vedere le cialde che ho scelto, tra l'altro, non so se potete già notare, ma questa qui è una mega novità, cioè nel senso, mamma mia raga, che packaging da urlo! Pumpkin Spice Cake, questo è il gusto, e è una edizione limitata per ottobre, quindi in realtà per l'autunno, per Halloween, secondo me è buonissimo, dovrebbe essere alla cannella. Non vedo l'ora. Questo, tra l'altro, il ragazzo che insomma mi ha servita mi ha detto che è perfetto per tipo fare cappuccini, eccetera. Quindi, cioè, proprio urlava il mio nome. Ecco qui tutte le cialde che ho preso per appunto la mia Vertuo. Allora, ho ripreso la vaniglia perché tra quelle che ho credo sia la mia preferita alla fine. Ed è pensata per fare un caffè molto lungo. Questo, quello di cui vi ho parlato, che cioè, raga, io non riesco a smettere di guardarlo. Sarà che l'arancione è il colore di, di questi mesi per me, Alice, ma. Mi fa impazzire, è bellissimo. Poi abbiamo questo qui bianco leggero che mi ha consigliato il ragazzo. Non l'ho mai provata, quindi vi farò sapere. Voltesso mi piace molto, mentre la mia preferita degli espressi, perché questi tre sono espressi, è Orafio. Per me la più buona di tutte. Per gli espressi, ripeto. Quindi questo è quanto. Un bel po' di cosine, dai. Direi che sono pronta anche a mostrarvi il borsone di Primark, però posso dirvi che Primark è l'unico posto in cui sono contenta di acquistare ogni volta una di queste perché vi giuro che sono indistruttibili, io utilizzo per fare qualunque cosa, per farci la spesa, per tutto, per cui cioè, le prendo contenta, ecco. Vi premetto che vedendo le stese qui, tutte sul divano, mi sono resa conto che a parte letteralmente due cose, il resto erano tutte cose che mi servivano e cose utili per la casa, quindi sono contenta e mi sono levata un peso, perché ogni tanto, non so voi, ma quando compro, soprattutto in questi posti dove mi sembra che tutto costi relativamente poco e quindi pian piano accumulo, a volte non riesco a rendermi conto se le cose che sto comprando effettivamente mi servono o no. E invece oggi devo dire sono stata veramente molto brava perché appunto ho preso solo cose che effettivamente mi servivano utili per la casa, vi ripeto, fuorché due cavolate. Iniziamo dalle cose che mi piacciono meno fino alle cose che mi piacciono di più. Allora, innanzitutto ho ripreso le stampelle, insomma le grucce come le chiamate, in legno, queste qui di Primark, perché mi ci trovo benissimo, sono iper resistenti e non si piegano, perché quelle in plastica, raga, a me piano piano prendono sempre le forme tipo delle giacche, dei pantaloni e si rovinano subito. Queste invece sono indistruttibili, le ho pagate 2,30 euro e sono 5, per me valgono assolutamente la pena, ormai ho praticamente l'armadio solo fatto di queste. Poi avevo finito i calzini, o meglio, ne ho bucato uno e un altro l'ho ridotto in delle condizioni che non è più bianco ma è tipo grigio scuro, per cui nonostante io ne abbia tanti di calzini bianchi perché sono gli unici che praticamente utilizzo, ne ho presi altri perché mi ci sono trovata. Sono 5 paia, numero 39 e 42, li ho pagati. Bene, non trovo il prezzo, ve lo cerco dopo sullo scontrino, intanto vi faccio vedere tutto, delle cose di cui non trovo il prezzo ve lo ricerco dopo. Poi in cassa io poi mi faccio fregare perché in cassa da Primark compro sempre qualcosa e ho preso queste salviettine al cetriolo per il viso. Cerco sempre di averne un po' di scorta perché io ci faccio un sacco di cose in realtà con le salviettine per il viso e soprattutto avevo finito quelle da mettere in borsa che utilizzo anche per asciugarmi le mani, pulirmi se mi sono sporcata da qualche parte anche con il cibo, quindi insomma le porto sempre dietro e le prendo per il viso anche se poi ci faccio altro perché è meglio averle per il viso e farci altro che averle per altro e farci il viso. Non so se mi sono spiegata, questi comunque sono due pacchi. E le ho pagate, mi sembra 1,50 euro. Sì, c'è scritto qui. Poi ho preso questi cosini qua che costavano 1 euro ciascuno, come potete vedere, e sono per degli spray per la bocca, cioè proprio letteralmente per l'alito. Questa è la menta. Secondo me sono comodi ogni tanto, una spruzzatina proprio per sentirsi più freschi. Ci stanno. Li avevo comprati l'anno scorso per le mascherine, ma mi sono piaciuti e quindi oggi, visto che li ho rivisti, li ho ripresi. Questo qui che vedete, raga, è stupendo. Cioè, guardate quanto è luminoso questo nano. È bellissimo. E dovete sapere che questo non è per me. Nonostante adesso che lo sto guardando, sto pensando di aver fatto una cavolata e non averne preso un altro. Però vabbè, dai, non sprechiamo troppi soldi. Questo qui l'ho preso per mamma. Dovete sapere che mia mamma è fissata, ve lo giuro, letteralmente fissata con questi. Vi giuro, per Natale c'ha casa piena. Piena, piena di questi nani che non si vedono gli occhi, ma gli esce solo il naso con la barba. Vestiti di tutti i tipi, ce ne avrà 6-7, ve lo giuro.
Quindi, visto che ormai sta collezionando, ma a quelli di Natale manca tanto, e forse per lei li terrebbe fuori tutto il tempo, ma mio padre gliel'ha impedito perché diceva che era una cosa ridicola. Visto che ho visto questo qua da Primark, che è effettivamente un, diciamo, un pupazzo per Halloween, perché vedete qua ci sono tutte le ragnatele, eccetera. Quindi, visto che è per il periodo autunnale, prenatalizio, secondo me è carino e le farà super piacere. Quindi, in realtà, questa è una sorpresa per mia mamma, non è per me. L'ho pagato, mi sembra, 7 euro. Sì, 7 euro. Poi, questa è una delle sciocchezze che ho preso. Dovete sapere che devo assolutamente portare a lavare i cuscini che sono sul letto, quelli rosa, con cui ovviamente non dormo, sono solo di bellezza, insomma. Però il letto senza cuscini a me mette molta tristezza, soprattutto perché io quasi sempre ho lenzuola bianche o comunque monocolore, che quindi se uno non spezza con qualcosa fanno un po' ospedale. Per cui ho preso lui. Cos'è questa cosa dietro? Ah, vabbè, un pezzo della busta di Primark, ok, niente di importante, mi ha preso un colpo. Ho preso questo qui, che anche di questo non c'è scritto il prezzo, ve lo leggo dopo sullo scontrino, perché sennò non so come prenderlo. Comunque mi sembra molto carino, dopo lo andiamo a provare. Poi, prima cosa che vedete qui, la cover per le AirPods, e sono contenta di averla presa per due motivi. Uno, perché mi si stanno rigando e mi dà troppo fastidio come cosa, quindi ho preso questa qui. Tra l'altro, adesso che ho preso il nuovo telefono, è perfettamente in tinta con la nuova cover, quindi sono doppiamente felice. Guardate che carini! E questo l'ho pagato 2,50 euro, come potete vedere. Allora, questo qui invece. Questo che vedete è un tappetino per la doccia in memory foam. Se mi seguite dall'anno scorso, vedete, lo dovreste conoscere perché questo è il secondo che compro, pagato 7 euro, ve lo dico subito. Perché l'anno scorso l'ho preso color grigio ed è quello che mi vedete sempre in casa quando faccio la doccia. Mi ci sono trovata benissimo perché qua sopra è morbidissimo. È morbido anche proprio ogni volta che ci mettete il piede sopra perché è in memory foam, ma vi giuro di una comodità incredibile. Tra l'altro sotto, essendo appunto in gomma, diciamo, praticamente non acchiappa i peli o la sporcizia, quindi è veramente veramente comodo. Il problema è che il mio vecchio, quello grigio che avevo, si è rovinato, perché siccome io, per evitare che si ammuffisca, lo tengo al sole per farlo asciugare, si è un po', diciamo, rovinata questa parte, per cui ogni volta che tipo faccio così cascano i pezzetti bianchi per terra ed è una cosa disgustosa per quanto mi riguarda. Per cui, visto che insomma ci può stare che una cosa che costa 7 euro dopo un anno si rovini, soprattutto considerando che queste cose che servono per la doccia, cioè se rovinano uno le lava, eccetera. Per cui ho detto la prossima volta che vado da Primark ne prendo un altro. Visto che l'ho trovato e l'ultima volta non c'era, ho detto: senti, prendo la palla al balzo, ho ripreso, ve lo giuro, provatelo questo tappetino perché è la vita. Servivano dei, come si chiamano? Degli stracci, diciamo, da cucina. E siccome i miei sono un po' rovinatini, perché ne ho tipo due e li uso a ciclo continuo, ne lavo uno e c'ho l'altro, ne lavo uno un altro, e poi ho quelli natalizi che però, vabbè, ovviamente ho usato solo a dicembre. Ho detto forse è il caso di comprarne altri, quindi ho preso questi qui che dovrebbero essere 5. No, scusate, mi sono confusa, sono 4 a 5 euro. E guardate che bei colori, tutti sui toni, insomma, del rosa, del rosso, del marrone, del beige, insomma, proprio bei colori, guardate. Non so, a me mettono gioia questi colori, mi rilassano tantissimo, quindi li ho presi così che siano carini anche in cucina. Poi qua c'è il trash, ve lo dico. Poi ho preso questo plaid per il letto, perché dovete sapere che sia perché volevo una coperta proprio da mettere ai piedi del letto a livello estetico, sia perché ogni tanto io mi sdraio sopra al letto, magari non con il pigiama, perché dovete sapere che io nel letto mi ci infilo solo col pigiama, con nient'altro, non con le cose di casa. E quando sto sopra ho freddo. Quindi per evitare di venire di qua a prendere il plaid che sta di qua, in generale io preferisco distinguere le cose, cioè una cosa per la sala, una cosa che per la camera da letto è in camera da letto, eccetera, eccetera. Ho preferito prenderne un altro e poi, detto sinceramente, lo volevo bianco, anche perché così sta bene su tutte le coperte e i copripiumini che ho, anche quello grigio scuro che ho preso adesso. E infine lei. Raga, io ho deciso, perché me lo sono proprio decisa l'anno scorso, che ogni anno, finché sarò qui, comprerò una borsa dell'acqua calda. Ovviamente se ce ne sarà una che mi piacerà, ecco, non è che mi obbligo a comprarla, però l'anno scorso volevo questa. L'anno scorso ero indecisa da Primark tra questa e il mio mitico Bradipo. Alla fine avevo scelto il Bradipo e non mi sono mai pentita perché mi piace un sacco, ma il problema del Bradipo è che perde peli. Questo invece, essendo in peluche, come potete vedere, non perde nessun pelo. Quindi è una borsa dell'acqua calda, come potete vedere qua sotto, così. Raga, non è la cosa più carina del mondo? Secondo me sì. Stellino! Ho indagato questi 4 euro, questo 8 e questo qui che avevo dimenticato di dirvelo 9.
È ora di andare, quindi mi sono rimessa chiaramente il pantalone sotto capo questa mattina e la giacca, che alla fine stamattina non l'ho mai nemmeno portata al di fuori della macchina, è rimasta tutto il tempo lì, ma adesso serve perché comunque insomma alle 6 fa non freddo, però tira un pochino di venticello, quindi visto che sto proprio a maniche corta conviene. E la borsa di stamattina, che è questa qui, non la porto perché comunque essendo un aperitivo volevo essere un po' più carina, e questa invece è una borsa da giorno, ecco, molto molto comoda ma da giorno, per cui ho messo questa qui e adesso vi faccio vedere che chicca ci ho attaccato. Ho attaccato le AirPods con la custodia che abbiamo appena comprato da Primark, perché di solito in questa borsa non c'entra quasi niente, cioè è molto comoda, molto molto bella ovviamente, ma c'entra pochissima roba, e le AirPods di solito le evito perché non mi entrano, invece così le posso portare svolta. Al gancio tra l'altro non avevo minimamente pensato e invece si è rivelata una bella svolta, e poi mi piace anche come sta con la borsa proprio, secondo me è carina. Ed eccoci arrivati al momento dell'aperitivo. Ci hanno portato un tagliere buonissimo, vedete, con un po' di tutto. Alice ha ordinato un gin tonic, mentre io sono andata su una cosa un po' più particolare che aveva lo zucchero e del pepe. Molto buono, molto particolare, devo dire. Io non so se vi ricordate a che ora sono uscita di casa e sono appena rientrata ed era un aperitivo. Finalmente mi sono messa in pigiama, anche se penso che stasera devo cambiare prima di andare a dormire la maglia e metterne magari una non abbinata al pigiama sotto, ma a maniche lunghe, perché stamattina un pochino di freddo sulle braccia ce l'avevo, quindi dopo, proprio prima di andare a dormire mi cambio. Adesso però insomma mi sono rimessa col pigiama e stamattina è questo giacchetto, in modo tale che almeno sulle braccia sono coperta e calda, e non vedevo l'ora perché adesso fuori iniziava a fare un pochino fresco nonostante oggi abbia fatto caldissimo. Sono tornata così tardi perché avevamo delle questioni di cui parlare, personali, e niente, niente di grave assolutamente. Semplicemente, oltre a essere socie, come sapete, siamo amiche, quindi chiaramente ci confidiamo su tutto, e quando c'è un problema in generale che riguardi una, si risolve. Quindi siamo state più tempo del previsto, ovviamente mi ha fatto piacere, e niente, chiaramente abbiamo continuato a mangiare lì a un certo punto, quindi insomma sono abbastanza sazia. In realtà ho solo voglia di un dolce perché mi è venuto un languorino, quindi visto che devo finire i Matataranni, perché ieri sera c'è stata l'ultima puntata ma io non sono riuscita a finirla di vedere, stasera me la voglio recuperare, anche perché mia madre ieri sera mi ha scritto tipo a mezzanotte: "Ma hai visto il finale?" E quindi adesso mi è venuta super curiosità di capire che cavolo succede in questo finale. Quindi niente, adesso mi vado a prendere un gelatino, perché non mi va una cosa dolce tipo torta o biscotto, mi va una cosa fresca, quindi tipo un gelatino, visto il caldo che ho subito oggi, e appunto mi vedo l'ultima puntata di Imma sul divano. Classica postazione per questa situazione è il divano, diciamo, spostato fino in fondo per stare sdraiata, plaid ancora leggero perché ancora non è da plaid, insomma, iper caldo, e appunto il cremino perché è l'unico gelato che mi è rimasto chiaramente dall'estate perché li sto pian piano finendo e non li sto ricomprando. Appena finito la puntata, mi è venuto in mente di farla finire così. No, se azzardasse, non vi spoilerò cosa è successo, così chi vuole recuperare questa serie che è bellissima può farlo. No, per me no. Alla fine non ho cambiato la maglia, ho direttamente cambiato pigiama, perché questo è il più caldo che ho. O meglio, non è che sia il più caldo che ho, è il più caldo che ho tra quelli estivi, nel senso che io ho il cambio stagione anche dei pigiami, e i pigiami, quelli pesanti invernali, stanno sotto al letto, quindi a disposizione avevo solo questo, che è appunto il più caldo tra quelli leggeri, per cui ho messo direttamente questo, anche perché spezzati a me i pigiama non li posso vedere, cioè nel senso, soprattutto quando sono fantasie troppo diverse mi turbano, quindi mi sono ricambiata tutta, ma tanto quello era pulito, l'avevo messo, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri dopo la doccia, quindi insomma. Se notate dei rossori qua e là è perché mi sono grattata il viso durante tutti gli ultimi 20-25 minuti della puntata di Matataranni, perché ero così in agitazione che mi sono agitata, perché ero convinta finisse esattamente nel modo opposto, ve lo giuro, esattamente nel modo opposto. Sono rimasta così, però avevo intuito che c'era qualcosa di brutto nell'aria, quindi mi sono agitata, ho fatto bene perché è finita. Adesso, tra l'altro, prima di andare a dormire, leggo un altro po' questo, che voi direte: "Ma che stai dicendo? Sei seria?" Sì, sono tra l'altro arrivata quasi metà, vedete c'è anche il segnalibro.
Ovviamente vado molto veloce perché so quello che c'è scritto, visto che è il libro mio ideali, però lo sto rileggendo in occasione dei firmacopie che ci saranno, perché come vi diciamo sempre la comunicazione va molto molto veloce, quindi avendolo scritto quasi un anno fa, non mi ricordo esattamente per esempio che fenomeni c'erano all'epoca, a che livello erano alcuni di loro. Abbiamo citato influencer, abbiamo citato fenomeni, abbiamo citato campagne e anche social, e quindi volevamo entrambe, perché anche lì ce lo stai rileggendo un po', vedere appunto di cosa, non di cosa abbiamo parlato, capitemi, però essendo tanto veloce questo mondo, rileggerlo ci permette di capire che cosa è successo adesso, poter fare magari dei collegamenti con quello che invece sta succedendo oggi e magari avere appunto degli spunti più interessanti di cui parlare insieme ai firmacopie, perché sono successe tantissime cose in questi ultimi mesi, proprio nel mondo in generale, specialmente in quello social che viaggiano a velocità proprio della luce, e quindi insomma volevamo avere un po' di nuovo chiaro, soprattutto la parte della comunicazione, esattamente a che punto eravamo quasi 9 mesi fa. Quindi sì, adesso me lo leggo un po', tanto insomma appunto vi ripeto, vado molto veloce perché sfoglio giusto per riprendere alcuni dati, e poi mi metto a dormire che sono piuttosto stanca. Spero che questo vlog un po' strano, spero non sia venuto troppo sconclusionato, vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia e vi abbia intrattenuto. Vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima, che sarà prestissimo.